Ciao amiche, ciao amici, sono Alessandro Conti e oggi, visto che siamo ancora vicini all'inizio dell'anno, vorrei raccontarvi di una tecnica che io uso molto spesso con i studenti e le studentesse di primo anno, che è il cosiddetto TPR. È una sigla di una tecnica nata verso gli anni 60-70 del secolo scorso, che sta per Total Physical Response. È una tecnica, in realtà, anche se il nome è nuovo e la sigla è recente, è una tecnica piuttosto antica. Ne parla anche Rouse, il famoso autore della Direct Method, nei suoi libri sull'uso del metodo diretto nella didattica del latino di inizio Novecento. Bene, e questo TPR, Total Physical Response, consiste essenzialmente nel dare una serie di ordini in lingua latina, i quali ordini possono corrispondere a delle o a dei realia, cioè o a degli oggetti, oppure a delle azioni, dei verbi, cioè che vogliamo far imparare morfologicamente e anche come significato. Facciamo un esempio. Una cosa che io faccio sempre è usare le quattro coniugazioni per far sentire anche la differenza delle coniugazioni, delle vocali, eccetera. Ad esempio, quattro ordini che già cita il Rouse nel suo libro sono ambula, chiaramente con l'imperativo, con la A lunga, ambula, e lo studente e la studentessa reagiscono a questo comando camminando. Sede, la sedeo, la E è lunga, sede. E anche qui la risposta è star seduti, infatti non significa sedersi ma star seduti. Reuenio, ovvero tornare, no? Quindi torna al posto. Per esempio, surge, alzati. Quindi potremmo fare una serie, surge, ambula, reueni, sede, quindi alzati, cammina, torna, stai seduto, stai seduta. E questa serie di ordini può poi essere migliorata e impreziosita da una serie di descrizioni. Cioè, una volta che la ragazza o ragazzo hanno compiuto queste azioni, noi possiamo descriverle. Quindi potremmo domandare quid agit Maria? E la classe potrebbe rispondere Maria surgit. Bene, Maria ambula e Maria comincia a camminare. Quid agit Maria? E la classe Maria ambulat, bene, e poi Maria deve tornare, quindi Maria reueni, e domandiamo alla classe quid agit Maria, e la classe risponde Maria reuenit. In questo modo abbiamo esercitato l'imperativo e la terza persona dell'indicativo singolare. E se vogliamo poi usare dei realia è molto facile, perché possiamo porre sulla cattedra un libro, una mela, una carta, una bottiglia e dire Maria surge, e domandare alla classe quid agit Maria, e la classe Maria surgit. Maria ambula ad mensam, e Maria cammina verso il tavolo, e domandiamo alla classe quid agit Maria, e la classe risponde ambulat ad mensam. E poi Maria sume la goenam, prendi la bottiglia. Maria prende la bottiglia, dimostrando così di sapere cosa significa assumere e che cos'è una lagoena. E domandiamo alla classe quid agit Maria, e la classe Maria lagoenam sumit. E così via. Maria pone lagoenam in mensa et sume librum. Bene, Maria depone la bottiglia e raccoglie il libro. Quid agit Maria? Maria lagoenam in mensa ponit et librum sumit. E così via. Ovviamente possiamo anche chiedere a Maria. Quid agis Maria? Ambulo ad mensam. Nunc quid agis? Sumo librum. Eccetera, eccetera. È chiaro che il confine di questo esercizio è la nostra fantasia, la nostra voglia di giocare, di scherzare con i ragazzi e con le ragazze, la loro disponibilità a giocare, a scherzare, e la nostra convinzione che questa sia scuola e che non sia soltanto un modo per perdere tempo. Chi creda che si impari di più,
imparando a memoria amo, amas, amat, amamus, amatis, amant, sbaglia del tutto, perché chiaramente imparare a memoria una coniugazione significa solo imparare una filastrocca, mentre invece imparare un verbo col suo significato in un uso reale significa davvero imparare un atto linguistico solido, duraturo, facile da acquisire, divertente e con ottime ricadute. L'attività successiva sarà scrivere queste frasi che abbiamo detto, scriverle e leggerle insieme, farle scrivere, farle completare. Insomma, la parte successiva è dopo aver esercitato questo aspetto linguistico oralmente, invece dopo occorrerà senza dubbio dare anche una rifinitura nella scrittura. Bene, grazie di essere state con me e stati con me. Vi auguro un splendido anno scolastico. Ciao!